Quanto tempo dedica lei all'attività sportiva, all'attività fisica durante il giorno? Un paio di volte al giorno. Neanche un minuto, perché lavoro, quindi non ho tempo. Circa mezz'ora. Mezz'ora? Sì. Due ore, due o tre ore. Un'ora al giorno. L'organismo umano non è nato per l'inattività. Il movimento gli è connaturato e una regolare attività fisica, anche di intensità moderata, contribuisce a migliorare tutti gli aspetti della qualità della vita. Lo dicono gli esperti, ce lo ricorda ripetutamente anche il nostro medico di fiducia. La sedentarietà è infatti pericolosa non solo per il benessere fisico della persona, ma anche per la sua stabilità mentale. Dedicare una congrua fascia temporale durante il giorno al sano movimento è perciò importantissimo, basterebbe prestare attenzione alle nostre abitudini quotidiane. Il camminare, ad esempio, rappresenta il primo livello di attività per tutti coloro che vogliono iniziare a muoversi. Fare la spesa o passeggiare guardando le vetrine non è camminare, in quanto il passo deve essere regolare e moderatamente sostenuto. Bisogna cercare di camminare ogni volta che è possibile, ma magari andando a parlare di persona con i colleghi di lavoro, anziché usare il telefono o l'email, utilizzando le scale al posto dell'ascensore, facendo piccole commissioni, evitando di spostarsi con i mezzi. Sono semplici accorgimenti che migliorano, in ogni caso, il tenore di vita di ogni uomo. È molto importante per il fisico, almeno stiamo un po' in movimento. Poi previene anche le patologie, no? Dovrebbe, ci auguriamo. Bisogna fare sempre un'attività costante, anche 10 minuti al giorno, però deve essere costante, secondo me.